Diciamo che anche la buona sorte ci ha dato una mano, perché nel momento migliore dell'ICAD, soprattutto all'inizio, abbiamo sofferto molto le loro incursioni, con Tiscioni in particolar modo, e ci è andata bene perché potevamo anche prendere gol e forse ci sarebbe stata un'altra partita. Invece la prima occasione nostra l'abbiamo concretizzata, siamo andati in vantaggio e poi è diventato tutto più facile, anche se comunque la partita è stata sempre in bilico perché il ICAD ha spinto fino alla fine cercando di rimettere il risultato in equilibrio. Siamo stati bravi e fortunati a fare questa vittoria, speriamo che servi a qualcosa per questa griglia dei playoff, perché penso che ormai ci siamo dentro. Per una squadra che si doveva salvare penso che siamo più che contenti di aver raggiunto un risultato del genere, arrivare terzi. E io penso che oggi, così come tutte le altre volte, siamo scesi in campo con il solo obiettivo, quello di vincere e di regalarci un sogno che sarebbe stato veramente un premio per tutti noi, per la società, per tutti i tifosi. Purtroppo siamo stati forse un po' anche penalizzati da qualche episodio, vedi il rigore, a me è apparso nettissimo, soprattutto perché avrebbe cambiato la partita, abbiamo preso pure l'ammunizione, il gol in fuorigioco che è stato annullato a Tiscione mi è sembrato di vederlo regolare, poi purtroppo loro sono una squadra che se hanno anche questa posizione di classifica. Tiscione non è regolare nel senso che la Padrini ha alzato la bandiera ancora prima che Tiscione. È vero, è vero. Il gol comunque non ci sarebbe stato. Sì, non ci sarebbe stato, però la posizione di fuorigioco mi è sembrata molto dubbia e conoscendo le caratteristiche di Tiscione in quella posizione di campo. Non lo so, però c'è anche da dire che abbiamo trovato di fronte una squadra molto, molto compatta, molto organizzata, con una difesa attentissima e con un giocatore là davanti che è stato veramente il classico marpione di categoria che in due occasioni ha finalizzato. Sì, il capitano dietro, ma Mallardo là davanti ha sgravato qualche chilo in più. Ma però ha sfruttato bene forse le uniche due occasioni, perché il nostro portiere non ha fatto una parata e abbiamo preso due gol. Peccato perché forse il 2-0 all'ultimo secondo, e se riuscivamo ad evitarlo, magari il secondo tempo avremmo avuto una reazione diversa. Poco male perché comunque non abbiamo niente da rimproverarci e abbiamo provato anche oggi a fare la nostra partita, non ci siamo riusciti, pazienza.